Un'altra importante e amata chiesa del centro storico di Polla sta per tornare a splendere dopo che il terremoto del 1980 aveva gravemente danneggiato il luogo di culto tanto caro ai pollesi. Questa mattina l'amministrazione comunale di Polla, guidata dal sindaco Massimo Loviso, ha illustrato i lavori che partiranno ufficialmente nei prossimi giorni, anche se alcuni interventi di prima messa in sicurezza sono già stati eseguiti per consentire di vedere, seppur solo dall'ingresso, la bellissima chiesa risalente al XIV secolo e che ha rappresentato un pezzo importante della vita quotidiana di tutti i cittadini di Polla. Un momento a lungo atteso e sperato proprio per il valore non solo storico e culturale del luogo, ma anche e soprattutto affettivo, come ha avuto modo di spiegare il sindaco di Polla Loviso. Un momento importante davvero dove diamo l'inizio, diamo l'avvio a questi lavori di ristrutturazione, lavori che saranno importanti, dureranno un anno, 365 giorni, verrà completamente ristrutturata, restaurata la chiesa e la riconsegneremo, ci auguriamo, ecco, tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 alla comunità di Polla. Molti nostri concittadini hanno trascorso i momenti più belli in questa chiesa, quindi veniva usata prima del terremoto, prima che poi fosse chiusa con le problematiche legate al terremoto del 1980, hanno trascorso i momenti più belli, forse più importanti, ecco, della loro vita. Io porto anche ad esempio che tante coppie si sono sposate in questa chiesa, anche i miei genitori si sono sposati in questa chiesa. Oggi dare l'inizio di questi lavori di ristrutturazione per un finanziamento ottenuto, un finanziamento importante, un finanziamento di 1,5 milioni di euro, ovviamente ci danno grande soddisfazione, grande gioia e ci auguriamo, ecco, che di nuovo i pollesi potranno ritornare in questa chiesa.